Sono passati 100 anni da quel novembre 1915 in cui, con l'esposizione della teoria della relatività generale all'Accademia delle Scienze di Berlino, in una serie di 4 memorabili conferenze, Albert Einstein aprì una nuova visione dell'universo, in cui gli orologi rallentano il loro scandire all'aumentare della velocità del sistema in cui si trovano, gli spazi si deformano, le luci si incurvano, le masse si dissolvono. L'Accademia delle Scienze di Torino celebra il centenario con una mostra visitabile sino al 28 maggio, il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18, oppure su appuntamento. Il percorso espositivo, incentrato principalmente su inediti, ha come fulcro 2 manoscritti provenienti direttamente dagli Einstein Archive della Hebrew University di Gerusalemme. È esposta una copia certificata di un autografo di Einstein che contiene la formula E uguale mc al quadrato. Un altro documento fondamentale è la riproduzione del manoscritto di 46 pagine di Grundlage der Allgemeinen Relativitätstheorie, Fondamenti della teoria della relatività generale. Sono inoltre esposte alcune delle prime edizioni delle traduzioni italiane delle opere di Einstein e gli originali dei contratti editoriali che egli firmò con la casa editrice torinese che ne permise la diffusione in Italia. Thank you.